Proviamo a ritornare dove eravamo prima. Allora, forse non l'ho esplorato bene. Perché, boh, magari mi sono perso qualcosa. Allora, qua abbiamo disattivato la pentola. Ed era giusto che venissimo qui. Poi, qui non c'era niente. C'era solo quel medikit grande, se non sbaglio. Se Lara ovviamente si decide a salire. Allora, fammi vedere. Sì, non sembra esserci niente. Ok. Da lì siamo arrivati. Qui non sembra esserci qualche passaggio o qualcosa di questo tipo. Lì non posso andare là. Cioè, lì non posso andare là, va bene. Aspetta, è qua. Ah, qui mica l'avevo visto. Un po' strano da non vedere. Era abbastanza grande, però vabbè, magari non gli ho dato un'occhiata. E qua abbiamo appunto la ventola. Cioè, sì, la ventola. Il comando che ci permette sicuramente di chiudere quelle eliche lì, quelle. Boh, qualcosa. Quelle qualcosa. Allora, fammi vedere. Non è che c'è qualche segreto? Tipo qui dietro? No. Un segreto me lo sono lasciato dietro, purtroppo, ragazzi. Non so se posso recuperarlo in qualche modo oppure no. Vedremo. Vedremo, vedremo, vedremo. Ecco, infatti, le ventole sono chiuse. Possiamo passare qua. Là è chiuso, la via è chiusa. Si sale, si sale. Quanto cazzo è profonda questa fogna? Ok, siamo arrivati. Non dimmi che mi hai fatto venire qui solo per munizioni, perché sennò mi incazzo. Detto molto papale papale. Allora. Non è mai un bene quando ci viene data un'arma. E io sceglierei anche quella ad ampio raggio. Perché non si sa mai. Oh, cazzo. Me lo ricordo. E qua mi crashava Tomb Raider con computer. Cazzo, è vero che lo sono su Dark Souls! Porca puttana sta. Io molto intelligentemente, sapete cosa stavo per fare? La capriola. No, Matt, così no. Allora. Dark Souls è Dark Souls. Questo è. Eh sì, è Metal Gear questo. Oh, fai la capriola. E stavo sparando con quadrato io. No! Devi saltare con questo. Devo cambiare le munizioni, devo cambiare le munizioni. Non ce la faccio, non ce la faccio a cambiare. Cosa sta succedendo? Ok, medikit, subito. Non chiudermi il menu, testa di minchia. Allora, scegli munizioni, munizioni normali. Ma perché io ho questa stronza? Io ti giuro, l'ammazzo di. Cazzo stava facendo? Minchia, mi è venuto un infarto, ho detto. A parte che la devi finire di sparare con quadrato. Matt, non si spara con quadrato. Merda. Oh, ma perché non salta? È morto. Finalmente. Vabbè, lo spaccavo io, non c'era bisogno.
Ok. Ora, qua vicino, se non sbaglio, ragazzi. Aspetta un attimo, ma io. No, da questa porta probabilmente no, infatti. Allora. Ma io ne userei. Ok, così. Sta un po' meglio all'area. Munizioni Uzi. Però non ho ancora trovato gli Uzi, e quello è il problema. Se non sbaglio, da qui vicino. Oh, cara. Mamma mia. Oh, ma che cazzo! Quando te lo chiedevo di farlo il salto laterale non lo facevi. Sti cazzi. Porca di una miseria, ogni volta mi devi far girare le scatole con stupidaggini di questo tipo. Allora, qua vicino, se non erro, ci dovrebbe essere un segreto. Il problema è come raggiungerlo. Perché io non voglio scendere da qui. Allora, fatemi vedere dove scendo da qua. No, lì non lo raggiungo. E niente, ragazzi, purtroppo dobbiamo abbandonarlo. Ve lo faccio vedere, giusto per correre. Cazzo, cammini piano, minchiona. Giusto per correttezza ve lo faccio vedere. Però non ho ben capito come raggiungerlo. Oh, gira. Gira. Brava Lara. Cioè, tu mi stai prendendo per il culo. Tu mi stai prendendo per il culo. Perché io ero tutto preoccupato e la porta era aperta. Ok. Sapete perché era aperta? Perché il giocatore non se l'aspetta, cioè diciamo. È portato a finire il livello, probabilmente, perché prendendo quella chiave probabilmente finirà il livello. Ora non mi ricordo perfettamente, ma molto probabilmente finirà il livello. E mi sa che abbiamo tutte le chiavi che ci servono. Può darsi. Qua dove usciamo? Ho capito. Ho capito, io salverei perché non mi fido. Abbiamo tutte le chiavi se non sbaglio. Simbolo di Marte e simbolo di Venere. Venite fuori, ovunque voi siate, voi siate. Maledizione, non riescono più le imboscate di una volta. Non certo quando sei tu a tenderle. Ho bisogno di un po' di pratica, devo ammetterlo. Faresti meglio. Ma sbaglio, manca qualcuno all'appello. Se parli del tuo amico francese, diciamo che non sta tanto bene. E così hai pensato che avresti anche potuto ritirare la sua metà di bottino. A meno che, naturalmente, tu non sia qui per caso. Bene. Beh, lo sai che sono sempre lieto di incontrare una bellezza come te, Lara. Ma sarei ancora più felice di avere l'ultima pietra se tu fossi così gentile da passarmela. Ciò non sarebbe dovuto accadere. Ok, scusate se ero in silenzio, ma stavo pensando. A parte che non so perché io li sto sparando con le pistole normali quando ho 42 munizioni di revolver e muore così. Larson, dietro di te! Sì,
sarò anche stupido, ma prima di cascarci una seconda volta. No, davvero? Alle tue spalle! Dietro di te, dietro di te! Oh, ah! Oh, oh, oh. Questo sarà un problema un po' più grave. E sinceramente non so, non mi ricordo come affrontarli. Ok, abbiamo il fucile dalla nostra parte. Perché stanno tipo sparando a caso? Vabbè, non importa. Prendiamoci tutto quello che c'ha da offrirci la zona, la boss battle. Ok, scusate ragazzi, ma sto cercando di concentrarmi. Aia, quella ha fatto male. Ripariamoci. Non rischiamo più del dovuto, ragazzi. Tra l'altro ho preso anche tutti i segreti del livello, per fortuna. Non darmi fuoco, per favore. No, mi ha dato fuoco. Ecco a cosa serviva la pozza, diciamo. Allora, ok, abbiamo recuperato. Però sarà un casino adesso uscire da qua. Non più di tanto. Via, 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 via. Ok. Per fortuna, meno male. No, mi viene da saltare con... Ecco, come prendere fuoco, parte a seconda. Mica, quanti cazzo di medikit mi sta facendo usare. È che se ci fosse un'automira... Cioè non un'automira, una mira che è praticamente un po' più precisa di questa, non mi faccia perdere di vista il coso, il... Ma mi fate danno anche se mi colpite normalmente, perfetto, buono a sapersi. Allora, dammi le pistole normali. Così però l'incontro rischia di essere veramente molto lungo. Stavo tipo rischiando di morire così. Ma in realtà potevo rimanere a ferro. Se ovviamente... E stavolta non perderemo molto tempo, ragazzi. Prendami subito il fucile. Scegli munizioni. Non ne ho purtroppo, vabbè. Vabbè, stavo rischiando di morire senza motivo, perché questa stupida non ha equipaggiato il fucile, ma vabbè. Ah, forse. Lara, c'è solo tre draghi da buttare giù, cosa vuoi che sia? Oh, Ed, Lara, per favore, grazie. Allora, vediamo come poterli uccidere. Sì, senza dargli in faccia, possibilmente. Minchia idiota, può essere, madonna. Ok, adesso posso fare... Così. Sarà un po' palloso, però vabbè. No, 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 no. Lara, che cazzo fai? Oh, vedi.
No, niente, è masochista Lara. Gli piace prendere danni. Allora, mettiti bene. Così. Madonna, che nervoso che mi fai venire, che mi fai venire. Mettiti così. E uno. E di nuovo. Io non capisco perché gli vai in fronte. Perché ora sono tipo morti subito? Spara a caso, ovviamente. E meno 3. Che ora sono morti tipo nel giro di 2 secondi e mezzo, ma vabbè, dettagli. Recuperiamo le munizioni. Very good. Per un attimo tipo finita la musica mi sono preoccupato, ma vabbè. E possiamo mettere le nostre, i nostri simboli, diciamo. Simbolo di Venere e simbolo di Marte. Ok, se mi fa vedere... Ok, non vedevo... Non posso tornare indietro. Non è che era abbastanza... Cioè, non sarei caduto... Qui sì. Sì, mi sa tanto che era voluto. Allora, vediamo un attimo dove ci troviamo. Ebbene sì, siamo nel terzo livello di Tomb Raider. Ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Ovviamente ho diviso il livello in molte più puntate. Se non sbaglio saranno più o meno 3 o 4 probabilmente. Noi ci vediamo alla prossima puntata, nel prossimo livello. Alla prossima ragazzi, al prossimo forse un po' troppe volte.